Allora, io sono Marcus Grande, siare, siare, bentornati in una nuova puntata di Metal Gear Solid 5. Siamo nella merdissima, siamo nella super merda, carica, cambia arma, non lo so, fai qualcosa. Mamma, vedi che poi si lamentano del sistema sanitario? L'ambulanza arriva quando serve. Certo, quel tizio ha appena distrutto il carro armato e tu c'hai un'ambulanza, ma va bene lo stesso. Non stiamo a guardare il capezzolone. Signori, signori, non vedo l'ora di uscire da questo tutorial del cazzo per poter essere strafigo come di solito dovrebbe essere il mio amico Snake. Dai, damose. I pompieri! Beh, è stato provvidenziale l'intervento dei pompieri. Sono arrivati per prendere la scaracchegnata in culo. Sì, ce ne stiamo andando. Sì, recupera le forze. Porca merda. Porca merda di nuovo. Quello è il guardrail, amico mio. Date, damose. Non mi dica arrivano altre sfighe, perché regà, questo è il personaggio più sfigo. Salve. Fai così col finestrino. Ma ci sta tirando davvero la macchina le cose dei pompieri? Il camion dei pompieri? Cioè, così. Upa, upa. Cazzo, gli elicotteri della guerra? No. Preso in un occhio, preso in faccia. No, il nostro amico. Cosa stai facendo? Cioè, qual è il tuo scopo? Sì? Oh, va bene, ok. Cioè, questo si è svegliato 9 mesi dopo, 9 anni dopo il coma, e gli hanno detto più sfighe di qualsiasi personaggio che abbia mai giocato. È qualche cosa d'assurdo! Pensavo che fossero finite le sfighe, invece no. E invece no. Adesso sono finite? È vero che sono finite? Dimmi che sono finite? No, non sono finite. Area della base sovrana di Kelikaga, Cipro, nel 1984. Ok, è Big Boss. Scusate. Il tizio si è dato. Noi stiamo appesi a testa in giù. No, a testa in su. A testa in giù. Indubbiamente a testa in giù. Sì. Sì. Ok. E adesso diventa Snake Eaters. Dai. No. Altre sfighe in arrivo. Eccone qua una. Sotto forma di l'elicottero più corazzato del mondo. Psycho Mantis 2. La vendemmia. Me lo levi per favore? Oh, grazie. Cosa gli fai? Oh cacchio. Questa cosa mi sembra un attimo esagerata. C'è un tantinino. Ma è un gioco di supereroi questo? L'araba felice! No, è un inferno. È un Pegaso di fuoco. Cosa diavolo sta succedendo qui? Che trip si sono fatti? Kojima, smettila di spararti gli acidi in vena! Get on. I'm on your side. Hurry. Ok, d'accordo. Sì, beh, io andrei dal tizio spuntato a caso sul cavallo per non finire dentro l'araba fenice. Cioè, questo c'è il cavallo di fuoco, raga. Bella, aspetta che metto premi R per cambiare la posizione della visuale da destra a sinistra quando sei. Ok. E come faccio? Bim! Ma devi morire nel fuoco, non posso puntare in prima persona? Ai. Avvicinati, vieni, avvicinati. Ti lascio avvicinare.
mi ha dato fuoco. Vattene via. Sì. E dammi un attimo. Ho paura. Ho super paura. Com'è che fa? Così, figata. Bim! Vieni qua. Via. Bello, capita, il fuoco ferma questo. E no, di qua. Ma che figa. Guardate che cazzo di scena apocalittica fantasticissima. Girati. Ok. Sparaie. Sparaie. Si ritorna al mondo dei morti, Ricarica, ciccio, ricarica. Uno, due, tre. È un po' lenta a ricaricare sto fucile. Vieni qua. Però almeno lo rallentiamo. Ora cosa? Via. Che figata. Preso. Raga, ma posso muovere col mouse? No. Sì. Col mouse è mille volte meglio però. Non ne sono molto sicuro. Dai, muori. Oddio, raga. Vattene. C'ho pochissimi colpi. Lo so come vedo. Io lo vedo pure io. Si sta avvicinando. Si sta avvicinando. Vattene. Vattene. E io ma la vedo. No, non me la posso vedere. Cos'è successo? Sta piovendo. Ok, è arrivata anche tempesta. Bene. Io dopo cerco di fare un riassunto delle sfighe che sono successe a sto tizio. No, il cavallo che casca così e rimane vivo è un po' strano, Sapete, tipo i cavalli che non sono gatti. Ok, allora, il cavallo è vivo. Perfetto. Noi siamo ancora vivi. Il nostro amico dalla bianca criniera. Sei io? No. Il prologo. Ok, grado A. Grado A. Eroismo attuale. C'ho un punteggio di eroismo? Davvero? Ok. Allora, sembrerebbe essere finito il prologo. Voglio fare la stealth, sto cazzo di gioco. Sì. È vivo. No, è la stessa scena di prima. Siamo ancora più salvi. Ma perché ci persegue questa tizia? Qualcuno ve lo dica. Qualcuno ve lo dica. Vedo che non salvi molto spesso. Ogni volta dirò questa battuta, sappiatelo. Aspetta. Quello c'ha un quello di fuoco vicino. E... non ha capito. Va bene, non fa niente. Non ci sono più. Sì. È carina sta telecamera. Eccola. La zona di guerra. The war never changed. Allora tu chi cazzo sei? Sei Revolver. The name's Ocelot. Stu. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. Ma non si erano già conosciuti i Snake Eaters? Sono molto confuso, quindi non farò illazioni. You remember? Your partner, 9 years ago, Kazuhira Miller. Kazuhira Miller. Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. E invece? Today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. Sì, guarda, l'ho appena notato che mi vogliono tutti uccidere. E vai, esercito. Mi piace questo Ocelot. Mi piace molto. Big Boss parla pochissimo.
Però devo dire che il gioco. Ah, dobbiamo andare in Afghanistan. Il gioco così com'è è coatto. È davvero, davvero, davvero What, you coatto. can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. Rilassante. È un film, The praticamente. squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now, in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Quindi, Or left to rot in a ditch. missione di infiltrazione, dobbiamo salvarlo? Dai, I ci give him sto. 2 weeks. No, 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 dai, dobbiamo tirarlo fuori. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Ma che carino che è Miller. Mazza come è secco rachitico, Ciccio, eh. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good Oh. deal on her once the IWC started raising a stink. Now, 7 days to Port Cassim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. È una gran bella introduzione Don't questa, take too con la long getting used to musichetta. your new self. Hang on. Cafone in culo, regà. Ho fomentato. Sono fomentatino. Speriamo bene che l'ultima volta mi ha combinato un casino. Cor 2 mi ha combinato un casino. Kojima, smetti di squagliarti gli acidi dentro le vene direttamente. Smettila. Vediamo com'è, vediamo com'è, vediamo com'è, speriamo bene. La vendemmia! In autunno, la vendemmia. Dove partiamo? Per il mare, da Cyprus, andiamo, dove andiamo? Ok. Al porto di Said. Poi con la nave passiamo lo stretto della Sbranica. Sì. Ci drogano perché in questo gioco ci drogano e basta. Certo che effettivamente il mio povero amico non gnafa, gnafa, gnafa. E una bella mano cibernetica. Cazzo, quanto è figo. Perché soltanto 3 dita? Ma sai, introduzioncina. Scusate se me li vedo tutti, però ci stanno un sacco. È più figo, raga. Eh? Il più figo di tutti. Che cazzo di spettacolo. Briefing di Ocelot, ottenuto cassetta audio. Non so a che cosa servono. Ok, va bene. Ed eccoci qua. 21 marzo 1984, ore 14.06, zona settentrionale di Kabul, Afghanistan. Cioè, stiamo sui cavalli. E non si vede un cazzo di niente. Zero prove, carbonella prove. Io però voglio sentire la musica, eh. L'area più avanti è interamente sotto il controllo sovietico, d'accordo. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Dobbiamo salvare Miller. Super tecnologia. Guarda quanto è figo. Bello, Big Boss mio.
Nammio, nammio. Punished Venom Snake. C'è un po' di difficoltà col braccio, però dai. Raga, comunque la grafica è spettacolare. È davvero, davvero bella. Porca puttana. E questa è tipo la grafica del gioco. E è una cosa assurda. È davvero assurda. È un sacco bello. Solo infiltration of the Soviet main ground. Bello. Ocelot gear. Ah, ma non è revolver Ocelot. Oddio. Che cos'è quello? Una radio. Però, ma c'ha il cornone, c'ha il super corno. Kazuhira Miller is being held in Darwin Dayheart. Ok. Check its location now. Take out your iDroid. D'accordissimo. Apri e chiudi iDroid. That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know. Come esco? Come esco? Come? Allora, là c'è A. R1, il binocolo. No, non lo vedo. Sta laggiù. Come faccio a vederlo, scusa? Ah, parlavi del villaggio? Eccolo là. Là ci stanno indicando che se ti serve una maggiore informazione su quel binocolo, chiamami. Ok. Oh, regà, come vecchi tempi. Ok, quando guardi qualcosa lui ti dà le informazioni se lo chiami, fantastico. E tipo questo? È un albero? Un albero questo. D'accordo, mamma, sono pronto. Segna il villaggio come indicatore. Allora, LT, posiziona, rimuovi l'indicatore. Noi andiamo a questo villaggio qui. No, era così. E poi facciamo Marker. Quindi ho marcato quello con A e quello con B, perfetto. Non ce la farà ancora per molto. Resisterà massimo 3 giorni. Se dovessimo fallire e lui morisse, non potremo più vendicarci. D'accordo. Andiamo a scoprire qualcosa. Sì, voglio andare. Lasciami andare. Sì! Voglio andare. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you come e dove la farai? Well, that's up to you. Aspetta solo a te. Oh, solitario, raga, perché Metal Gear è solitario. Bella revolver. Via annatte. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Cioè, sono forte, quindi ma più del culo. And return is big boss. Ok, sono pronto. Non so chi sia, ma va bene. Bella, fratello. Ah, Miller! Ma certo, ho capito chi è Miller! Cazzo! Dai, mo che fai? Campa, campi. Now go! Let the legend come back to life. La truzzità, raga. Signori, questa puntata è termina qui. Cazzo, che figata. Sembra una figata. Dov'è la telecamera? Eccola. Sembra una figata pazzesca. Davvero. Bella.